10 anni dopo rimane un vuoto fisico e simbolico impossibile da colmare. In via Roma, nel centro di Barletta, non si è più costruito nulla lì dove sorgeva la palazzina che il 3 ottobre del 2011 inghiottì le vite di 5 giovani donne, 4 operaie di un opificio e la figlia 14enne del titolare. Domenica, sul luogo della tragedia, la commemorazione delle istituzioni e dei parenti delle vittime. Questa è una giornata che, insomma, rimarrà purtroppo memorabile per questa città, per questa gente. Ringrazio tutte le persone che non dimenticano quello che è successo, non dimenticano mia sorella e le altre ragazze. Un ricordo sempre più vivo, sempre più forte, alla luce di quello che si è perso, dell'amicizia che avevano queste ragazze, della familiarità che abbiamo perso con loro, di tutti i sentimenti, tutte le cose che avremmo potuto vivere assieme e che non sono state in 10 anni. La sentenza della Cassazione confermò la condanna di 6 imputati sui 14 inizialmente finiti alla sbarra. Per alcuni di loro dovranno essere riquantificate le pene. Secondo i giudici, il collasso della palazzina di Via Roma fu causato dai lavori di demolizione dello stabile adiacente. La speranza dei parenti delle vittime è che la giustizia possa fare il suo corso e lenire il dolore di ferite ancora aperte. Purtroppo il senso di dolore e di inadempienza c'è ancora, e quando aspettiamo le ultime udienze, perché il capitolo non è stato ancora chiuso. Noi speriamo sempre, abbiamo sempre fiducia, speriamo che questa fiducia non venga disattesa. Tanti messaggi di cordoglio e vicinanza espressi dai cittadini, scoperta anche una targa che ricorda il triste primato di Barletta per numero di vittime causate dai crolli. Nel 1952 in via Magenta morirono 17 persone, in via Canosa 7 anni più tardi si aggiunsero altre 58 vittime, sino alla tragedia di via Roma del 2011. Un passato ricco di dolore che a Barletta si spera possa servire da monito per costruire un futuro senza più drammi legati alla maledilizia. Noi speriamo che gli amministratori vadano a fondo quando si esegue un lavoro, una ristrutturazione. Bisogna vedere e capire realmente come farla, in che modo, scegliere il metodo più adatto, perché non si può vivere con queste tragedie che dopo un po' poi purtroppo ricapitano, sono ricapitate nella nostra città.